Ragazzi, buongiorno. Oggi vi farò vedere come cucinare dei buonissimi spaghetti o pasta che dir si voglia ai ricci di mare. Questo sarà l'ingrediente principale con cui noi andremo a condire i nostri spaghetti. Questo è un barattolino, diciamo, di una conserva. C'erano dei peperoncini piccanti una volta dentro. E abbiamo pulito i ricci. Poi vi farò vedere appunto in un altro video come pulirli. È un'operazione comunque semplicissima, come aprirli e come pulirli. Non ve lo faccio vedere in questo perché ero solo a mare dopo che li ho pescati e mi veniva difficile, appunto, visto che ho solo il cellulare come cam, farvi vedere appunto come aprirli e come appunto estrarre le gonadi. Queste non sono altro che le gonadi e non le uova, attenzione, del riccio della specie Paracentrotus lividus. Erroneamente chiamato in Sicilia, ma anche in altre parti d'Italia, riccio femmina. Questo è un soldato, appunto, come dicevo, che è le gonadi, che produce sia il maschio che la femmina di questo riccio. Erroneamente chiamato riccio femmina perché si pensa appunto che queste siano le uova. E che si differenzia dal riccio nero, chiamiamolo, della specie Arbacea lixula, che sempre erroneamente viene chiamato appunto riccio maschio, in quanto non commestibile, in quanto non produce appunto queste gonadi di questo colore arancione brillante, a volte anche rosso porpora. Su internet si trova di tutto, ragazzi. C'è chi fa gli spaghetti appunto ai ricci di mare e aggiunge pomodorini. Noi faremo la ricetta semplice, semplicissima, palermitana, con cui gusteremo questa bontà. È inutile che andiamo ad aggiungere pomodorini o altri aromi perché si perde tantissimo il sapore appunto del mare. E andremo ad usare, ragazzi, pepe bianco. Questo è il tipo di pepe che va usato per questa pasta. Sempre su internet ho trovato appunto che molte persone mettono il pepe nero. Non è indicato per questa pasta, ci vuole il pepe bianco che ha un sapore particolare, non so se l'avete assaggiato mai, che si sposa benissimo con questa pasta. Sempre per evitare che il video venga troppo lungo, abbiamo appassito già dell'aglio che andremo a togliere. Se volete potete lasciarlo anche intero o a pezzettini più piccoli, smilzato, a me piace così. Siccome non tutti lo mangiano, io sto preparando questa pasta per mia moglie, per i bambini e anche per mio padre e mia madre, quindi lo andremo a togliere dall'olio e andremo poi ad aggiungere una piccola quantità di queste gonadi, chiamiamole uova da questo momento in poi, anche se non è il termine esatto, che andremo a soffriggere e poi andremo ad aggiungere tutto il resto crude direttamente sugli spaghetti scolati al dente e saltati in padella, direttamente sul piatto a cucchiaini, mescolate. E aggiungete appunto il pepe bianco, un poco durante la cottura, un poco crudo dopo, spolveratina di prezzemolo e gusterete un piatto per cui i palermitani escono pazzi, un piatto buonissimo, ragazzi. Un'altra cosa avevo dimenticato di dirvelo, il Paracentrotus lividus, ovvero il riccio che erroneamente viene chiamato femmina e che noi andremo a pescare per estrarre queste gonadi o uova erroneamente chiamate così. È quel riccio che sott'acqua vediamo con quei riflessi viola, a volte marroncini, verdastri anche. Sono di vari colori. È che, come dicevo, si differenzia dal riccio totalmente scuro, nero, che è quello chiamato Arbacea lixula come nome scientifico. Eccoci qui, ragazzi. Andremo ad aggiungere un po' del nostro condimento, un po' di sughetto, un po' di acqua di mare nel nostro condimento all'olio caldo in cui precedentemente abbiamo messo un po' di aglio a imbiondire e poi andremo a mettere sulla pasta direttamente il nostro condimento crudo. Una volta che salteremo la pasta appunto in padella, lo andremo a mettere nei nostri piatti fumanti direttamente a cucchiaini sulla pasta stessa. Eccoci qua, ragazzi.
L'altro passaggio, abbiamo cotto un po' le nostre uova, chiamiamole. Aggiungeremo un po' di pepe bianco direttamente a questo condimento, poi per chi lo preferisce magari un po' più abbondante lo andremo a mettere crudo direttamente sui nostri spaghetti. Abbiamo messo un po' di pepe bianco. Qui stesso andremo poi a saltare gli spaghetti e metterli nei piatti e poi aggiungeremo ancora parte dell'ingrediente che è sempre conservato in questo barattolino crudo, direttamente con un cucchiaino, nei nostri spaghetti ancora fumanti. Mescoleremo il tutto, spolveratina di prezzemolo e vi assicuro che il risultato sarà eccezionale. L'acqua è quasi in ebollizione. Ragazzi, salatela abbondantemente. Io sono un tipo che mangia abbastanza salato, metto sale in quantità industriali. So che è un male, ma con questa pasta va messo un po' di sale negli spaghetti, anche perché le nostre uova di riccio hanno un sapore abbastanza dolciastro. Quindi salatela abbondantemente, acqua di cottura. Vi farò vedere poi fra poco qual è il risultato. Eccoci ragazzi, abbiamo scolato i nostri spaghetti, li stiamo facendo saltare nella padella, li mescoliamo con quel condimento un poco cotto che abbiamo fatto all'inizio e poi andremo a versare, come vi dicevo, forse per l'ennesima volta, le nostre uova, chiamiamole così, crude. Sui nostri spaghetti abbondanti per tutta la famiglia. Ecco ragazzi, mettiamo le uova crude sui nostri spaghetti, andremo a mescolare. Spolveratina di prezzemolo. Ragazzi, buon appetito, spettacolare. Bicchiere di vino bianco ghiacciato, anche due o tre, dai. Alla prossima. Guarda l'uccellino, ma è stato qua.